Eccoci qui, bentornati in un altro nuovo video. Come probabilmente molti di voi già sanno, la serie di Boruto ha molte differenze rispetto alla serie di Naruto, Naruto Shippuden. Anche il protagonista Boruto ha un carattere molto diverso sotto molti aspetti su quello che era il carattere di Naruto. Dato che Boruto non è nient'altro che il figlio di Naruto, all'inizio si pensava che Boruto seguisse le orme del padre, o che volesse anche solo avere Naruto come maestro. Ma nel corso della serie abbiamo visto che questa cosa non è mai accaduta. Questo perché Boruto prova maggior interesse per Sasuke. Ma perché preferisce Sasuke a Naruto? Nella serie dopo Naruto Shippuden, ovvero Boruto, Sasuke è più vecchio ma anche più saggio. Mentre la maggior parte di noi, ma anche degli altri personaggi comunque secondari della trama, pensavano che Boruto avrebbe girato attorno a Naruto, preferì per l'appunto Sasuke. Boruto in un certo senso si sente un po' un fuorilegge come Sasuke. Sasuke era un lupo solitario, che inizialmente odiava suo fratello Itachi per aver eliminato tutto il suo clan, ma non sapeva che Itachi lo aveva fatto per proteggere il villaggio della foglia, siccome il suo clan aveva pianificato un colpo di stato. Col tempo Sasuke adottò una mentalità simile a quella di Nagato, prima di essere riportato sulla strada giusta da Naruto. Boruto aveva la sua famiglia, ma attorno a lui sentiva di essere abbandonato. Boruto odiava il fatto che Naruto stesse lavorando troppo come Hokage. Naruto era troppo devoto al suo ruolo, infatti spesso saltava le cene ma anche i compleanni dei suoi stessi figli. E Boruto non riusciva a connettersi o a empatizzare quel tipo di comportamento. Poche persone comprendevano le emozioni del sentirsi abbandonati, che è ciò che Boruto ha vissuto internamente. Ma non era odio puro come quello di Sasuke che provava per Itachi e successivamente per Konoha. Ma di conseguenza, sentire e conoscere il passato di Sasuke fece pensare a Boruto che fossero simili, ovvero persone a cui non importava di fare scelte non convenzionali. Sasuke era il suo standard per tenacia e perseveranza. Boruto non voleva necessariamente percorrere quel sentiero oscuro, ma voleva sfruttare quel tipo di risolutezza. Questo è il motivo per cui, al di fuori di Konohamaru, che faceva da maestro a Boruto, Sarada e Mizuki, cercò Sasuke come insegnante prima di Naruto. Boruto era anche legato allo stile di combattimento di Sasuke. Tutta la nuova generazione possiede testi e insegnamenti per far capire loro ciò che era successo con nemici come Kaguya, Madara e l'organizzazione Alba. E anche la svolta malvagia di Sasuke fa parte di questa educazione, cosa che portò Boruto a studiare il suo maestro, al punto da diventare ossessionato dalle sue mosse, come il Mille Falchi. Boruto adora le tecniche del fuoco di Sasuke, adora i genjutsu, come Sasuke utilizzava il suo Rinnegan e il suo Sharingan, ormai se n'è andato anche il Rinnegan, e di come Sasuke creava il Susanoo. Naturalmente, se non avesse odiato Naruto, Boruto avrebbe appreso che suo padre possedeva delle tecniche altrettanto intimidatorie, come il Rasengan, i cloni e altre tecniche sviluppate con Kurama, ovvero la volpe a nove code. Ma è stato Sasuke ad aiutarlo con il suo Rasengan evanescente. Sasuke riesce a trovare il tempo per lavorare con lui, mentre Naruto era ossessionato dal lavoro di Hokage. Sasuke si interessa attivamente allo sviluppo di Boruto, inizialmente anche più di quello di Sarada. Sasuke percepisce che Boruto, con il sangue Uzumaki e Hyuga in lui, può diventare ancora più potente di Naruto. E visto che Sasuke conosce la minaccia relativa a Yotsutsuki, vuole aiutare a far crescere Boruto affinché diventi la prossima grande arma di Konoha. A Boruto piace la compassione e l'empatia di Sasuke. Inizialmente ci si aspettava che Naruto mostrasse più compassione ed empatia, ma in realtà, da quanto abbiamo visto, ne è uscito molto freddo, come quando ha ignorato Boruto. Quando Boruto fu sorpreso durante l'esame di selezione dei Chunin ad utilizzare gli strumenti scientifici ninja, dato che erano considerati un imbroglio, Naruto lo squalificò e ne fu deluso. Ma Sasuke, al contrario, cercò di valutare le insicurezze di Boruto e il perché l'abbia fatto. Sasuke non giudicava il bisogno di attenzioni di Boruto, ma si è ricordato il motivo del perché Naruto da ragazzino si comportasse allo stesso identico modo. Infatti collegò questa cosa qua a Boruto e riuscì a capire di cosa aveva bisogno. Da qui in avanti parlerò di alcune cose riguardanti il rapporto tra Boruto e Sasuke, ma nella nuova serie Boruto Chu Blue Vortex. Quindi se non siete interessati agli spoiler vi avviso adesso, così che non proseguiate il video. Boruto è felice che Sasuke si sia unito a lui in fuga dopo che Eida aveva riscritto la realtà. E in questo frangente Boruto ammira la forza e la tenacia di Sasuke. L'inizio di Blue Vortex vede Sasuke bloccato in un albero divino. È più o meno in coma e questa cosa spinge Boruto a spezzare l'incantesimo di Eida. Quindi ripristinare la normalità dove lui è realmente il figlio di Boruto e non Kawaki
e salvare il suo maestro. Boruto adesso sta utilizzando l'attrezzatura di Sasuke. Ha il mantello, il coprifronte di quando è scappato dal villaggio della foglia e in più la spada Kusanagi. Boruto sta persino utilizzando alcune tecniche dell'arte del fulmine con il suo nuovo Rasengan Uzuhiko, affermando che si sono allenati molto insieme durante questo salto temporale di 3 anni. Faccio una breve spiegazione di come funziona la nuova tecnica di Boruto, anche se in parte l'ho già fatta nella reaction al capitolo 3, l'ho trovata nel canale. Boruto prepara questa tecnica raccogliendo il chakra attorno al corpo anziché nel palmo della mano. Questa tecnica non utilizza solo il chakra dell'utilizzatore, ma anche il chakra, la rotazione e l'orbita del pianeta. Una volta che entra in contatto fisico con il nemico, può infondere con forza il chakra rotante nel suo avversario, colpendolo con la rotazione dell'intero pianeta. Oltre a infliggere danni simili a quello di un Rasengan standard, i danni lasceranno il nemico in un costante stato di vertigini, finché Boruto non disattiverà la tecnica oppure la Terra smetterà di ruotare. Su questo ultimo punto la vedo difficile. Boruto si riferisce all'energia planetaria come al chakra del pianeta, ma non è da confondere con l'energia naturale utilizzata invece da Naruto, per esempio, per entrare in modalità eremitica. Tornando al discorso di prima, anche dopo aver sistemato le cose con Naruto ed essersi allenato con lui, Boruto trovava sempre interesse verso Sasuke. Sasuke mostra a Boruto che ciò che le persone dicono non ha importanza, ma è ciò che uno fa ad averne. E sono state proprio queste parole ad aiutare Boruto a combattere personaggi del calibro di Momoshiki, successivamente Urashiki e successivamente ancora Ishiki. E adesso la stessa grinta che ha ottenuto da Sasuke lo stanno spingendo a fermare Kawaki, Kod e i nuovi mostri del Dekakoda. Mentre Boruto affronta questo viaggio, continua a chiedersi cosa farebbe Sasuke. È stato attratto dal modo in cui Sasuke analizzava i problemi, trovava soluzioni e calcolava le vie da seguire. E adesso riesce a metterli tutti in pratica. Non solo per onorare Sasuke, ma anche per salvargli la vita. In definitiva, Sasuke non è solo un padre o un maestro, ma anche una sorta di fratello maggiore. Questo attualmente è il rapporto che abbiamo visto con Boruto e Sasuke. Vedremo successivamente in Blue Vortex come si evolverà il loro rapporto di fratellanza o comunque di allievo e maestro. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di seguirmi qui su TikTok per non perdervi tutti gli aggiornamenti riguardanti i miei video di Naruto. E come sempre, vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un like che non fa male e noi ovviamente ci vediamo a un prossimo video.